Dai che ci siamo, dai che ci siamo. Dai che ci siamo. Direttina organizzata alla velocità della luce, ragazzi. Perché la dovevo fare oggi pomeriggio alle 4 e mezza, ma non sono riuscito. Quindi ho cercato di sistemarmi il più possibile per darvi questa dritta per questa new entry. Ciao Giovanni, che arriva nel mondo della rasatura col mano libera. Buonasera a tutti, aspettiamo che entrate un pochettino. Ero indeciso se farla su YouTube oppure farla centro affilatura. Buonasera, se farla la diretta su YouTube, ma ho preferito farla sul gruppo in modo che così poi la giro. Ciao Marcuccio, ragazzi, la direttina sarà molto tecnica, o perlomeno ci provo, e quindi mettetevi di pazienza, ma è piacevole la situazione perché ci pigliamo delle soddisfazioni, vi faccio vedere come si usa al meglio la coramella che ha fatto il maestro. Io nel frattempo, ragazzi, mi fumo una sigaretta. Ciao Alessandro! Allora, innanzitutto faccio una piccola premessa, prima che poi vi giro l'inquadratura e incominciamo a parlare di questa coramella. Io ringrazio innanzitutto il maestro Livi per la possibilità che mi ha dato di dire la mia su quanto concerne questo progetto della coramella. Io ho avuto modo di confrontarmi col maestro sulle mie esperienze fatte sul mano libera, sulle cose che praticamente, tecnicamente, mi sono sembrate più utili e più, diciamo, giuste per chi affila il rasoio, per quello che ti deve servire veramente. Io manualmente a scoramellare a strappo non sono bravo. Ciao Peppe, c'è Peppe Mara, non so bravo a scoramellare a strappo e mi è successo più volte guardando al microscopio che stondavo il filo perché non sono bravo. Quindi ho scoperto, ciao Antonio, che affilando su una tavoloccia, quindi su un piano, ciao Ferdinando, riesco a mettere a piombo perfettamente il filo e ad avere il massimo del tagliente. Tutto questo associato con l'esperienza del Mastro Livi che mi ha dato, come vi ho detto, la possibilità di dire la mia, si è creato un qualcosa assieme che mi fa tantissimo piacere. Allora ragazzi, io ora giro l'inquadratura, quindi non vedrete più me, la mia bella faccia. Ciao Antonio, ma ciao Valerio, ma vedrete solo ed esclusivamente la coramella. Io mi finisco la sigaretta con voi. E andremo alla delucidazione di tutta la coramella, di come è strutturata. Andremo ad affilare un rasoio che gli rompiamo il filo sul bicchiere e lo portiamo al taglio in diretta, così da rendere partecipi e semplice il meccanismo della coramella sui rasoi del Mastro Livi a tutti. Speriamo che va bene. Ho messo il piedistallo, ho messo tutto, sembra tutto perfetto, ragazzi. Non l'ho mai fatta una cosa del genere così. Non è vero, bugia. Nello svapo ne avrò fatti milioni, però. Diciamo che sul quanto concerne il mano libera non l'ho mai fatta così tecnica, quindi spero di essere all'altezza. Allora, ragazzi, giro l'inquadratura e andiamo alla presentazione della coramella a tutti gli effetti. Se ci sono problemi di audio, di video, ciao Antonio, me lo dite mentre che siamo in diretta che io controllo tutto. Allora, sigaretta finita, giro la camera e andiamo alla spiegazione, cercherò di essere quanto più tecnico possibile. Se avete qualche dubbio mentre che siamo in diretta, ditemelo che io cerco di rispondervi. Allora, giriamo. Allora, ragazzuoli, vi giro la telecamera, spero che si veda tutto. Allora, la coramella vi arriva in questo scatolo qui. Siamo. L'apriamo. Ovviamente, ragazzi, non me ne vogliate, ma la mia è personalizzata. Il maestro, che ringrazio, mi ha fatto la dedica. Questa qua è la coramella del maestro. Si presenta così, sarà lunga 20, 40, un 50 centimetri per 9 di larghezza. La larghezza è 9 centimetri, da qui a qui. Allora, la coramella è strutturata in questo modo preciso. Praticamente, capita molto spesso che quando si fanno le coramelle ve le danno appiccicate direttamente sulla tavoloccia. Quindi nel tempo, scoramellando, ci siamo, si faranno sicuramente dei microtagli. Allora, onde evitare, ciao Carlo, onde evitare di praticamente fargli dei tagli e renderla inutilizzabile, ciao Carlos, che cosa ha pensato il buon maestro? Di mettere all'estremità della coramella il velcro. Tutto questo perché? Perché nel momento in cui,
La pelle di questa coramella, che come sappiamo tutti è trattata al cromo del maestro, si riempie di tagliuzzi. Voi sostituite solo la coramella, ci siamo, o perlomeno il ricambio di cuoio, e ritorna utilizzabile e nuova sempre. Quindi questa diciamo che è una coramella infinita. Se vedete qua c'è lo scalino e il controbordo, cerco di farvelo vedere, in modo che così la coramella, mettendo perfettamente lo strappo, che ve lo faccio vedere, ora non può essere, ve lo faccio vedere, la coramella si mette perfettamente al pari, perché è studiata nei particolari, in modo da avere, spero, aspetta, vediamo, in modo da avere la perfezione sul piano. Allora, ve la metto così. Spero che si veda bene. Allora, mettiamo la coramella, la sistemiamo, quindi che cosa faccio? L'attacco da questa parte, la tiro e la vado ad attaccare da questa parte. La coramella è perfetta. Ora, l'altro lato. La particolarità di questo lato, qual è la particolarità di questo lato? Ciao Salvo Vitrano, è che questa pelle che ha messo il maestro qua non è una pelle conciata, è una pelle naturale, quindi ha un carico di assorbimento per la sua pasta superiore a una pelle conciata. Quindi è una pelle che già è fatta per assorbire la pasta che ora andiamo a mettere insieme. La pasta del maestro è questa qui che vi arriverà con la coramella, ci siamo. Tutto qua si presenta in questo vasettino, così ve lo faccio vedere. Qua c'è la cremina. Il maestro di legno vi fa. Ciao Salvo, ciao Carlos, ciao Riccardo, vi dà questa palettina di legno, ma a noi questa palettina di legno non serve. Vediamo se riesco a mettervi la luce in maniera migliore. Perché io lo voglio utilizzare con le mani, ragazzi. Voglio fare tutto con le mani. Secondo me è molto meglio. Spero che il telefono non abbia problemi di mettersi a fuoco perché ogni volta è un casino. Allora, questa è la coramella. Andiamo a mettere sul lato cuoio la pasta del mastro. Ci siamo? Io, ragazzi, uso questa tecnica qua. La prendo con il dito. Ci siamo? Una porzione. E la vado a spalmare sulla coramella. Ci siamo? La cosa importante, ragazzi, è che non deve avere scalini. Quindi una cosa importante, ragazzi, è non fate scalini, non deve avere scalini. Quindi stendetela nel miglior modo possibile. Io spero di essere bravo, ragazzi, in diretta. Sapete un pochettino com'è, lo facciamo assieme, così vediamo anche i tempi. Perché essendo che la pelle ha un grandissimo potere di assorbimento, asciuga in una maniera che non ha bisogno di fono o di altra da roba, ma asciuga subito. Allora, passiamo il ditino, cerchiamo di renderla quanto più omogenea possibile. Sempre con passate per lungo, in modo così da stenderla perfettamente. Ciao Erika, ciao Monica. Ci siamo? La stiamo stendendo il meglio possibile. Fino a qua ci siamo. Andiamo più avanti. Ciao Monica! Già vi posso assicurare che si sta asciugando perché la pelle è fatta apposta, essendo non conciata, di assorbire. Come sappiamo tutti, la pasta di Mastro Livio, perlomeno la crema di Mastro Livio, è l'unica al mondo che veramente
lavora il rasoio, lavora l'acciaio, perché nel momento in cui asciuga, vi posso assicurare che ha un grit di 30.000. Ci siamo? Quindi è come se fosse, ragazzi, una pietra. A tutti gli effetti diventa una pietra. Tutto questo serve per affilare al meglio i rasoi del mastro. Aspetta un attimo, che dice papà? Il dito lo devi lavare. C'ho il fazzolettino di carta. Io stasera c'ho l'assistente. Cosa sto facendo? Guarda e vedrai. Allora, la pasta è bella stesa, diamo il tempo che asciughi. Ok, penso di essere stato bravo. Allora, Monica, cosa sto facendo? In inglese onestamente mi viene difficile a tradurti. Perché già sono impacciato in italiano, perciò immagina. Allora, il rasoietto che andremo ad affilare, cos'è? Nel frattempo la coramella la facciamo asciugare. Piglierò un mastro olivi. Lo apriamo, un grifo. Qua c'è il rasoio. Nel bicchiere gli rompiamo il filo, ci siamo? Ok, e dovrebbe non tagliare, infatti vi faccio vedere qua. Ci siamo? Non taglia una cippa. Pigliamo un ciuffetto di capelli, ve lo faccio vedere. Non taglio un ciufolo. Ora, che cosa vi voglio dimostrare? Vi voglio dimostrare che il grifo col micro bevel fatto del maestro. Ci siamo fino a qua? Vediamo se ha asciugato, in qualche punto sì, in qualche punto no, ma ci siamo quasi, quindi è quasi istantanea. Ciao Diletto, è quasi istantanea. Riusciamo ad affilare il rasoio e vi faccio vedere come dovete mettere perfettamente il rasoio per affilare, o perlomeno come lo uso io. Essendo che la coramella, se voi guardate, è 9 cm largo, un dito, ci rimangono due dita fuori. Quindi abbiamo la possibilità di passare il rasoio pieno per tutto, sperando che metta a fuoco il disgraziato. Aspettate, mi metto in maniera più decente. Mettiti a fuoco, dai, fai il bravo. Sono in combattimento con il telefono, ma ce la devo fare, ce la farò. Ok, diciamo che la coramella sta asciugando, qua è un po' umida, ma già ci siamo, già fa, guardate, già fa la polvere, quindi già è perfettamente asciutta. Questa tecnicamente è come se abbiamo fatto, ragazzi, una pietra con 30.000 di grit, a tutti gli effetti. Ok, allora. Che se fa ora? Abbiamo visto che il rasoio non taglia, ve lo faccio rivedere, quindi guardate un po', metto la luce proprio nel polso, ci siamo, mi metto qua, ok, non taglia perché gli abbiamo rotto il filo sul bicchiere, ci siamo? Allora andiamo all'affilatura. Il colore della pasta del maestro, c'è un motivo perché l'ha fatta verde, perché essendo che è un colore vivo, ti dà la possibilità di vedere l'acciaio che ti rilascia il rasoio sulla pasta. Allora, andiamo.
La mia tecnica, ragazzi, da affilatura io lo faccio con due mani. Allora, cosa importante, quando appoggiamo il rasoio, ci siamo? Non dobbiamo fare, ragazzi, questo movimento qua, di alzare la costa, ma il rasoio deve camminare sempre in piano. Quindi io che cosa farò? Metterò il rasoio così, ci siamo? E gli terrò una mano sulla destra qui e un ditino qua, ci siamo? Aspetta, mi metto meglio, ve lo faccio vedere meglio per tutta la lunghezza. Ci siamo? Aspetta che metto a fuoco, perfetto. E farò questo movimento qui. Io lo sto facendo con una mano perché mi tengo la tavoloccia. Guardate l'acciaio che rimane subito sulla tavoloccia. Gliela metti una manina qua, papà, qua, tieni qua. Tienimi qua, perché c'ho la tovaglia di sotto e mi scivola. Allora, guardate. Guardate come rilascia l'acciaio il rasoio. Ci siamo? Questo è tutto l'acciaio che sta mangiando, perché sta ridando il filo al rasoio che l'abbiamo rotto sul bicchiere. Lo puliamo col fazzolettino. Girami la luce, Cri. E vediamo se sta pigliando il filo. Penso che ci siamo, no? Ragazzi, di una semplicità disarmante. Calcolando che ancora dobbiamo scoramellare, eh? Quindi abbiamo ravvivato solo il filo rotto dal bicchiere, solo sulla pasta. Allora, levo peli e gli do un altro po' di passate. Manina qua, cucciolo. Non ti spaventare, non ti taglio. Tienila, tienila ferma. Guardate l'acciaio che sta rilasciando. Incredibile, incredibile, ragazzi. Incredibile. Ci siamo? Già può pure bastare, perché io in controluce, non so se voi lo vedete, guardate qua, già si è fatto il bevel e mi è tornato lucido, perché si era fatta la ribavetta perché avevo rotto il bevel sul bicchiere. Pulisco il rasoio a tutti gli effetti, perché quando andiamo sul lato pelle deve essere perfettamente pulito, perché sennò sporchiamo la pelle di verde, ed è un peccato, ragazzi. Allora, guardate l'acciaio che ha rilasciato il rasoio istantaneamente. Giro, fatelo sempre, ragazzi, come sto facendo io, con una tovaglietta sotto. Il tutto perché? Perché praticamente la crema, asciugando, rilascia come un borotalchino verde e vi può sporcare le cose. Quindi fatelo bello asciutto con una tovaglietta, in modo così da non sporcare niente. Allora, il rasoio l'abbiamo pulito. Ora mi piglio una pezzuola che mi ha mandato il mio amichetto. Oggi, ragazzi, ho ricevuto un bel po' di rasoi e dentro gli utenti mi hanno messo dei pensierini che io ringrazio, delle pelle di daino, delle pelle per... E andiamo a scoramellare. Ragazzi, come scoramello io? C'è chi scoramella X, c'è chi scoramella uscire. Io, onestamente, la mia tecnica che mi trovo benissimo è la codesta. Cioè, praticamente, essendo che ora qua ho la possibilità di avere una coramella larga, aspetta che non è messa al centro... E posso giocare di tutta la mano, coramella bella larga, io che faccio? Me la tengo con tutte e due mani e gli posso dare la passata con tutte e due mani, facendo la stessa pressione sia sul fine rasoio che in punta. Ci siamo? Già avevate visto che già solo con la pasta verde lui tagliava in una maniera incredibile.
Ora che lo stiamo scoramellando, questo servirà solo ed esclusivamente ad addolcire il mordente del rasoio e dare il massimo del taglio che riesce a dare, ragazzi, un immenso mastro olivi. Ci siamo? Questa è la scoramellatura che io faccio. Andiamo al taglio. Vediamo di mettere a fuoco il più possibile. Vediamo, mettiamoci la luce proprio vicina. Spero che si veda. Penso che si veda, no? Questo qua, ragazzi, è la magia del maestro Livi. Di una semplicità, ragazzi, devastante. Andiamo ai ciuffetti, vediamo se li taglia. Quindi i capelli a volo, ragazzi, eh? Parliamo di capelli al volo. Guardate un po', ve li faccio vedere qua, penso che si vedano. Ci siamo? Questa è la dimostrazione pratica delle qualità straordinarie della coramella di Mastro Livi. Io un consiglio che posso darvi per quanto concerne i rasoi di Mastro Livi: sono nati e creati per essere lavorati con questa tipologia. Quindi un consiglio che posso darvi è: il rasoio per ogni barba, scoramellare sempre così, mettilo qua, con questa tecnica qua, ci siamo, io lo faccio con due mani, ci siamo, così, 20 passate prima di andare a rasatura. Nel momento in cui finite la rasatura, asciugate tutto, asciugate il rasoio, andate di altre 20 passate, ci siamo, per levare l'umidità che si forma sul filo del rasoio, dammi luce qua, bella tecnica, che si forma sul filo del rasoio. E seconda cosa che posso dirvi è: nel momento in cui il rasoio non taglia più per come vi è stato dato, un consiglio che posso darvi è andare sul lato crema. Ora è perfettamente asciutta, che bello ragazzi, questo è tutto l'acciaio, tutta la ribavetta che si era fatta al rasoio, incredibile, e me l'ha mangiata con pochissimi istanti, l'avete visto, non tagliava più, ho rotto il filo sul bicchiere, quindi cosa di più straordinaria non ce n'è, e abbiamo ridato subito il filo al rasoio. Che dirvi più? Aspettate un attimo, vediamo se avete domande. Allora, spettacolo, quante volte si può utilizzare la pasta che hai messo? Allora, la pasta che ho messo, che dirti Massimo, la puoi utilizzare tutte le volte che tu ritieni che il rasoio non ti taglia. Ciao collega, tutte le volte che il rasoio non ti taglia per come deve tagliare, quindi sarà la manutenzione ordinaria del rasoio. Nel momento in cui il rasoio, anche con questo passaggio qua sulla coramella, che ricordiamo questa crema ha un grit di 30.000, non ti dà più il taglio giusto che deve avere il rasoio, hai solo bisogno sul Mastro Livi di pigliarti una Naniwa 3000, una pietra 3000 di qualsiasi marca, ravvivare il bevel, che non è altro lo smusso che si crea sul filo del rasoio, che serve praticamente a costruirgli poi il tagliente. Ci siamo? Perché senza bevel, ragazzi, non si affila. Ma che differenza c'è tra la pasta verde e la pasta rossa? Allora, le paste verdi e le paste rosse sono di altre marche, Salvatore, e credimi, non servono a niente. Io qua vi ho dimostrato, innanzitutto, la pasta del Mastro Olive è l'unica al mondo che mangia l'acciaio e affila il rasoio. Tanto per cominciare. Avete fatto anche un video a riguardo, ed è incredibile, e io te l'ho fatto, la pasta rossa non fa nulla perché è un'altra marca, non mangia. L'unica pasta che io conosco che lavora veramente l'acciaio è la pasta del maestro Livi. Stop ragazzi, provata e strapovata, possiamo fare le prove, mandatemi le paste, facciamo la prova che abbiamo fatto stasera, vi faccio vedere che il rasoio istantaneamente non si affila così. Allora, ripetiamo quello che abbiamo fatto un'altra volta.
Se avete domande, perché ho dovuto levare la telecamera. Ciao Leo. Allora, perfezione, spettacolo. Non hai bisogno di acqua, no, perché non è una pietra, Monica. Allora. Dopo aver affilato la pasta si rimuove dalla coramella. No, Angelo, la devi lasciare, la puoi lasciare benissimo. Allora io che cosa ho fatto? Mi sono preso una magliettina vecchia che ora quando io finisco qua avvolgo la coramella nella magliettina vecchia in modo che così la polvere non mi va a sporcare dove io vado a mettere la coramella. L'importante, ragazzi, tenete la coramella in un posto asciutto. Massimuccio, rimane infinita la pasta. Nel momento in cui tu vuoi ravvivare la pasta, si piglia una pezza con il petrolio che si mette sugli zippo, si intinge la pezza e si fanno sempre le passate a uscire, in modo da non fare impasto se facciamo i cerchiettini, ma ad andare a uscire. Ripulisci il cuoio e poi dopo rivai un'altra volta di pasta. Allora, rifacciamo un'altra volta i passaggi che ho fatto io. Ovviamente non ci rompo più il filo nel rasoio, ragazzi, perché sennò è un peccato, lo scendo di decimi ed è un peccato. Allora, ricominciamo un'altra volta. Questa qua è la coramella del mastro, vi arriva così. Particolarità del mastro, ciao Andrea. Essendo che una coramella che non è attaccata, ma è, o perlomeno la genialità del maestro, ci ha dato la possibilità di avere una coramella infinita. Come vi ho detto prima, io ringrazio il maestro perché mi ha dato la possibilità di esprimere il mio sapere che ho acquisito in questi anni nel mano libera e di metterlo in pratica. La mia idea, lui l'ha vista vincente e gli ha dato il tocco da maestro per quanto concerne lo strappo e tutto l'assemblamento pazzesco che ha fatto il maestro. Ricordando il tutto, ragazzi, abbiamo detto: coramella che si strappa, all'estremità ci sono dei velcri, in modo che così, quando nel tempo questa coramella sarà piena di tagli, sarà, o perlomeno sul sito ci sarà il ricambio che voi potrete andare a comprare, avere sempre la coramella nuova. Agli estremità cosa c'è? Il velcro, c'è la femmina del velcro, dove a sua volta noi ci andremo a attaccare perfettamente, prima da una parte e poi dall'altra, la coramella. Mi raccomando, tiratela, ok? E avremmo sempre la coramella in piano. Tutto questo serve a non stondare il filo, perché qua lavori sempre in piano. Allora, ti dico una cosa, Andrea, io prediligo questa procedura sui rasoi del maestro. Ti dico la verità. Io questa procedura che ho usato qua la uso quando affilo i rasoi su pietra, su un'altra tipologia di affilatura, che quando passo da una pietra all'altra, per levare le ribave che a microscopio si vedono sul bevel che rimangono dalla pietra che tu hai usato, io gli faccio due passate di conta, proprio una e due, levo le ribavette e vado alla pietra successiva, perché così, essendo che è 30.000, ti leva la bava completamente e tu hai sempre ed esclusivamente il filo perfetto. Ci siamo? Ciao Dieguzzo! Quindi abbiamo detto che nel momento in cui vi ho spiegato la pelle, questa qua è una pelle trattata al cromo dal maestro, ricetta e preparazione segreta che da anni, ragazzi, è insuperabile. Vi posso assicurare che passandola a microscopio vedete veramente un qualcosa che lavora sul filo del rasoio a tutti gli effetti. Andando invece da questo lato, come vi ho detto, la strepitosa genialità del maestro, che cosa ha studiato? Che invece di mettere qua sotto una pelle conciata, che a sua volta diventa impermeabile e non assorbe, non attrae la crema che si va a mettere, che cosa si è andato a studiare quel genio? Di andare a prendere una pelle non conciata, quindi priva di enzimi chimici, pura, neutra, dove ha un potere di assorbimento incredibile. Infatti, vi ho fatto vedere che l'abbiamo messa insieme. In 5 minuti, il tempo di fare una chiacchierata, già lei era perfettamente asciutta e pronta all'uso. Nel momento in cui ha messo questo cuoio, straordinario ragazzi, perché se lo vedete è chiaro, quindi questo vi fa capire che non è trattata, non è conciata, ma è il massimo che il mercato del pellame ci può dare. Mettete la pasta,
come vi ho fatto vedere, abbiamo rotto il filo del rasoio sul bicchiere, non tagliava niente, ve l'ho fatto vedere. Abbiamo dato, ora non mi ricordo ragazzi, i più attenti, quelli là che mi vanno a guardare il pelo nell'uovo, avrò dato 20 passate, avrò dato 25 passate. Siamo andati praticamente al taglio del rasoio, che è qua. Non continuo ragazzi, perché sono nelle braccia peli, non me ne lascio, ma ve li faccio vedere. Rasoio che non tagliava completamente. Ragazzi, questa è la magia, l'arte del maestro Livi. Io sono onorato, ringrazio il maestro per la possibilità che mi sta dando di scoprire il suo mondo e testare a mie mani il suo mondo, perché voi, come lo sapete ragazzi, io ci metto la faccia. Se una cosa è buona, se non è buona, col massimo rispetto la dico, ma se una cosa funziona ed è strepitosamente funzionale come questa, non c'è nulla da dire. Quindi un consiglio che posso darvi ragazzi, ora non so quanto pezzi ce ne saranno sul sito, magari Diego mi aiuta, se avete voglia di prendere una coramella infinita del genere, è un pezzo ragazzi che questo vi accompagnerà per tutta la vita, perché i ricambi ci saranno sempre, e quindi è una coramella che non andrà mai buttata. Su questo lato qua, lavorando con la pasta, questa sarà infinita, sarà infinita. Nel momento in cui lo vedete che si è riempita di tutto l'acciaio che ha lasciato, ora ha fatto queste striature qua perché qua era un pochettino umida ancora la pasta. Siamo stati precipitosi, ma ve l'ho fatta vedere proprio in diretta che anche lavorando di velocità lei ha lavorato lo stesso. Vedete, mi lascia il borotalco, quindi per questo vi dico di metterla in una pezzuola o avvolta in una magliettina, in modo così da non sporcare niente. Con tutto che era umida, non era perfettamente asciutta perché l'abbiamo fatta veloce, con una ventina di passate abbiamo levato la ribava che avevo fatto sul filo del rasoio, sul bordo del rasoio. Già solo passando vi ho fatto vedere che già mi tagliavi i peli. Scoramellando ragazzi, giustamente prende tutta la dolcezza che è questa coramella che ormai il maestro fa da anni. C'è poco da fare ragazzi, io rimango scioccato, ma non perché ero titubante, giro la telecamera. 30 pezzi ancora disponibili, se si ordina prima del 15 settembre, ora in omaggio un ricambio della pelle. Io ragazzi, che dirvi, sono strabiliato, perché ve l'ho fatta vedere in diretta che non sono chiacchiere e funziona, e vi posso assicurare ragazzi che taglia da fare paura. Ciao Orazio, tutto con una semplicità devastante. Non penso, ciao Riccardo, non penso che ci sia qualcosa di difficile, penso che siano movimenti alla portata di tutti. Potresti farmi vedere il movimento sulla pelle? Allora, movimenti sulla pelle, ragazzi, è una cosa molto personale, aspetta che ci rivado. È un qualcosa di molto personale. C'è chi fa i passaggi a X. Io, avendo un'autostrada del genere, perché io questa la chiamo autostrada, io ragazzi mi metto con due mani, ci siamo? Con due mani, perché posso permettermelo, in modo che così do la stessa pressione su tutti i punti del rasoio che appoggia perfettamente. E me la gusto con due mani e la sento bella scorrere al pari. Lavorando su una tavola perfettamente in piano, io vi posso assicurare che avrete il filo perfettamente a piombo, e se è stato lavorato come Dio comanda, avrete il massimo del tagliente che può darvi una coramella. Perché se non siete bravi con una coramella a strappo, quando passate il rasoio, possibilmente nella passata centrale, quando arrivate al centro della stroppa, ragazzi, si stonda. Se non avete la mano, si stonda. Io ho un bel po' che ci provo, vi posso assicurare che ho avuto modo di provare questa tipologia di scoramellatura e metterla in riscontro subito su degli attrezzi professionali. Io avevo il filo sceso di un grado e mezzo o a destra o a sinistra. Ovviamente non va a pregiudicare in maniera allucinante il taglio, però perché se io con una tavolocciola posso avere perfettamente in piano e quindi avere il massimo del taglio, lo devo avere stondato? Quindi, le mie passate a coramella, rasoio, peso non eccessivo, mano a destra,
mano sul manico e vado. Leggera, leggera. Questo già basta a dargli dolcezza al filo, perché essendo che è una pelle trattata, ovviamente lavora così bene perché è una pelle trattata, perché se fosse stato un pianofiore, un cordovan, è molto più lenta nel fare il suo mestiere, nell'addolcire il filo, portare a piombo il filo, lucidarlo, eccetera, eccetera. Ma essendo che è trattata con una ricetta, con un trattamento segreto del mastro, accelera i tempi di quello che deve fare una coramella. Morale della favola, con tutto che il filo era rotto, ve lo faccio rivedere un'altra volta, ci mettiamo in condizione, avendo peli però, vediamo se ce la faccio così, ci siamo? Avendo peli, io mi metto di punta, lavoriamo di puntina, oh, ragazzi, a un millimetro della punta, lui mi taglia i peli, che stiamo parlando che non è barba, sono i peli del braccio, quelli super fini, che vi posso assicurare, ragazzi, che se non è perfettamente tagliente, non li tagli. Guardate un po'. Spero che si vedano. Guardate un po'. Polverizza. Facciamo questi peletti qua. Ragazzi, incredibile. Una spada laser. Ciao Salvo, ciao Salvuccio. Salvuccio Leone, barbiere professionista palermitano. Spero di venirti a trovare, perché sei veramente bravo. Invito ai palermitani che hanno voglia di farsi fare un taglio un pochettino estroso da una persona che sa il suo mestiere, con tutto che è ragazzo, ma è furbetto. Vi invito ad andare nel suo salone, perché è veramente, veramente bravo. È uno di quei barbieri che si mette in gioco, che gli piacciono le novità, vuole stare sempre sul pezzo e se la gioca la carta. E come si dice dalle nostre parti, Rufi la si mangia. Si usa come si può usare la pietra, solo che viceversa il dorso e il filo al contrario della pietra. Sì, Salvo, bene o male sì. Ovviamente la differenza tra la coramella... Aspetta che giro la telecamera, ve lo spiego. Allora, essendo che questa pelle con la pasta diventa un 30.000 di grit all'incirca, cosa succede? Se fosse stato pietra, io avrei potuto fare sia questa passata così, sia la passata a tirare. Essendo che non è una pietra, ovviamente mi aggrappa il filo sul cuoio, quindi dovrò fare sempre le passate a uscire. Una e due. Guardate come diventa sempre più nera. Spettacolo, ragazzi. Spettacolo. Con una semplicità devastante. Un rasoio alla portata di tutti. Nel momento in cui abbiamo finito questo passaggio, puliamo perfettamente il filo senza toccare il bevel, ragazzi, quindi pulire solo le estremità che si impastano un pochettino con la polvere verde, ma per essere meticolosi. Ma figurati, Salvo, dico sempre la verità, chi mi conosce lo sa. Ti ho visto lavorare, sei stato in gara, sono stato lì, mi sono reso conto delle tue capacità. Morale della favola, uscendo dalla pasta con 30.000 di grit, basta solo ravvivare. Ragazzi, io lo uso così la coramella, mi piace così con due mani, perché sento il peso omogeneo su tutta l'autostrada e so perfettamente che il rasoio su tutte le sue parti è perfettamente appoggiato pari. Mi raccomando, non fate mai questa cosa. Il dorso deve essere sempre appoggiato al rasoio, quindi importantissimo, dorso appoggiate filo, tiri, dorso appoggiate filo, tiri, importantissimo, ragazzi, perché se alzate il dorso, fate questo movimento qui, stondate il filo, cosa che vi potrebbe succedere con la strop. Invece, lavorando su un piano a tavoloccia, non avrete questo problema, perché lavorate sempre ed esclusivamente in piano.
Spettacolo. Poi senti la pelle che lavora perché ha il cromo, senti che si aggrappa e ti vai veramente a lavorare il bevel, a dargli lucidità, quei micrografi che ci sono, te li elimina pure. Tutto questo, ragazzi, ve lo dico perché io mi vado a guardare il filo, sono malato al microscopio perché voglio il massimo dei rasoi quando affilo. Questa coramella riesce a darvi il massimo. Come si toglie il nero dell'acciaio sulla pasta verde? Allora, ragazzi, un consiglio dato dal maestro: si piglia un pezzo di panno di cotone, prendete la benzina che si mette sugli zippo. Un consiglio che posso darvi: quando imbevete la pezza con la benzina dello zippo, non andate a fare i cerchietti, ma andate sempre a uscire, perché sennò le impastate. I movimenti devono essere sempre a uscire, in modo che così da portare la sporcizia sempre fuori. Nel momento in cui la pelle ritorna un verde chiaro, se vedete che lo strato è troppo poco, rimettetelo. Ricordatevi una cosa: lo strato deve essere sottile, non è perché ne mettete di più la coramella lavora meglio, anzi deve essere proprio quel giusto che serve a rendere quasi la pelle una pietra, non ci devono essere gli avvallamenti, in modo che così lavori, o perlomeno in modo che così questa pelle lavora nel massimo della sua pianezza e a sua volta dà il massimo del tagliente al bevel. Sarà uno spettacolo usarlo. Salvuccio, se qualche giorno sono in zona, ti porto questo rasoietto qua, fatto del maestro Livi, che è il numero uno al mondo per quanto concerne rasoi maker. In Italia abbiamo anche altri maker, ma diciamo il più anziano, il più quotato è il maestro Livi. Spero che gli altri maker che ci sono in Italia si possano portare avanti ed avere questa qualità. Già qualcuno ti possa assicurare che è a buon punto, ma ci vogliono 60 anni di mestiere come il maestro per arrivare a questa qualità e studiarti queste chicche, perché queste sono chicche. Si potranno, come si dice, usare perché si sono viste al mastro, ma da inventarsi una cosa del genere, ragazzi, ci vogliono tanti e tanti tanti anni e tante lame da fare. Io vi posso assicurare che con questo rasoio si può fare la barba. Se voi avete il tempo di farmi salire su, in diretta ci facciamo la barba e proviamo il rasoio in diretta. Che dite? La facciamo sta prova? Oppure no? Giro. Che dite? La facciamo sta prova? Ci leviamo un po' di barba in diretta, senza staccare il telefonino. Andiamo in diretta direttamente nel bagno. Voi me lo dovete dire, la facciamo sta prova, facciamo sta diretta stellare, chi se ne frega, sarà lunghissima ragazzi, ma vaffanculo. Che dite, la facciamo o no sta barba? O vi è bastato vedere solo ed esclusivamente i peli nel braccio? Cri, me lo fai un caffè papà? Davide Guglielmino, ciao Davide, vai! E allora ora ci facciamo la barba, ragazzi, vado di sigaretta, me la perdonate una sigaretta, lo so che il video sarà lungo, però me la devo fumare. Allora, stacco telefonino e saliamo su. Devo fare una cosa, ragazzi, con voi in diretta incredibile, non so quello che può succedere, ma ce la faremo. Allora, stiamo viaggiando verso il mio bagno. Arrivo. Tutto in diretta, ragazzi, il bello della diretta, perché voi dicevo, vabbè, poi se le affilate il rasoio. Fa le puttanate, se le ha affilato. No, tutto in diretta. Sistemiamo. Qua sono, ragazzi, non vi lascio, tutto in diretta. Che le chiacchiere stanno a zero. Teniamo. Conoscete questo posto, no? Vi è familiare? Ok. Stringiamo qua. Stringiamo qua.
Ho un rasoio da filare vecchio. Dallo allo zio Peppino che ci penso io. Vediamo se giriamo, funziona? Non puoi girare il dispositivo mentre sono in diretta. Perché non me lo fai fare? Perché non ho la rotazione schermo. Ora l'attivo. Ragazzi, che bello. Non so cosa fare. Ci penso io, Salvuccio. No, che cosa ci sto a fare qua? Non me la fa girare la telecamera perché ho impostato la diretta direttamente in orizzontale, va bene? Siamo qua. Allora, ragazzi, mi insapono e ci facciamo la barba. Allora. Ragazzi, io ci provo di essere quanto più in diretta possibile. Mio figlio mi ha portato il caffè e tu sei la mia vita, papà. Allora, alla vostra. Guardate là. Ciao Ciapo! Salutami il paramedico. Cri, ora vengo e sistemiamo là sotto, papà, va bene? Grazie. Eccezionale mio figlio, ragazzi. Allora, spero che si senta l'auricolare. Lo devo staccare, vediamo se riesco a farmi. Mi dovete dire se sentite l'audio, ragazzi, nel momento in cui io stacco. Lo sentite l'audio oppure no? Si sente? Così io levo l'auricolare. Andiamo di insaponata, facciamo un'insaponata veloce, andiamo, di. Ma Sagrada Famiglia, sapone a caso, usiamo. Ma che ne so, ragazzi, ho l'imbarazzo della scelta. Usiamo il CAD. Andiamo di CAD. Audio ok, grazie, salvo. Andiamo in diretta veloce. Si presenta così pasta della Fenix. Anzi, no, usiamo la K6 che non l'ho usata ancora. In diretta, visto che non c'era messo in conto che facevamo la diretta. Nuova formula Fenix K6. Non so se si vede. Formula K6 strepitosa che mi ha regalato il mio amico Ciapo. Grande! Profumazione strepitosa, bagno a pennello. Sintetico. Sì, ciao, ciao. Ciao, ciao. Bello della diretta. Ventosa non attaccata, maledetta. Ma io la porto forse. Aspettate. Minchia ragazzi, incredibile. Ok, aspettate un attimo che ce la posso fare. Interessante. K6, sì. Non è un Suzuki, salvo. È una formula che fa un americano per quanto concerne i rasoi, cioè o perlomeno una crema da barba molto particolare, artigianale soprattutto, che in Italia queste formule arrivano quasi a stento da reperire, onestamente. È un pochettino difficile, infatti me l'ha mandata dall'America il mio amichetto Ciapo, la Mentosa. Il bello della diretta, sì, salvo, mi sono preso di invidia, l'ho fatta io questa volta. Allora, ci sono. Riesco a attaccarla, ragazzi, incredibile. Ma ce la farò, chiudo acqua. No panic, ci fa quello. Ce la devo fare. Allora. Ma ce la farò. Scusate, ma sto combattendo con la ventosa maledetta.
ce l'ho fatta a fargli fare lo scatto. Si era ingrifata, ragazzi. Si era ingrifata. Ok, una. Sistemo di qua. Ciao Jared. Che cosa sto combinando questa sera, ragazzi, per farvi questa diretta allucinante. Le cose dei pazzi. Ma noi siamo più forti e vinciamo. Forse. Cadi? Ce la fai a cadere? Dimmi la verità a papà. Diglielo, diglielo a papà se cade. Penso che non dovrebbe cadere. Ragazzi, se cade non ci posso fare nulla perché non mi dà fiducia completamente. Non sento lo scatto. Sembra che lo vuole fare, ma poi non lo fa. Si è emozionato. Ok, dai, andata. Vinza Pono. Se cade, cade. Facciamo due risate. Mi sono preso di invidia con Riccardo Giglia. Allora, ragazzi, vi metto Fenix K6. Vado a caricare direttamente in ciotola. Ci siamo? Quindi, ragazzi, un paio di giri. Un pochettino di acqua. Ci siamo? E fino a qua ci siamo. Mi bagno il visino. E vado. Pennello sintetico, Stagata Famiglia, ragazzi, è uno spettacolo. Perché? Perché ha una morbidezza incredibile e io mi ci trovo benissimo. Questo sapone monta a stucco come piace a me. Ciao Daniele. Io vi dico la verità, non lo taglio il video con tutto che sono godute le cose, perché ragazzi è il bello della diretta e della sincerità, di quando le cose si fanno tutte davanti e davanti senza staccare, in modo che così si vede anche ora come lavora il rasoio. Metto un po' di acqua nel pennello. Sono saponi americani, ragazzi, che hanno bisogno di tanta acqua. Bravo, bravo. Ora vedi come monta sto sapone. Ovviamente barba o la crescita di ieri. Ci siamo fatti la barba insieme, leverà i peletti appena usciti, che sono, ragazzi, più cornuti. Il nodo 26 pure io l'ho apprezzato, Jared, perché essendo che è più grosso di sezione ha un pochettino di più backbone. Questo qua diciamo che è un pochettino più mollino. Secondo me sono belli tutti da avere, ragazzi, perché qualità prezzo è indiscutibile e quindi fa piacere. Allora, sapone che monta, ragazzi, così. Questa è la nuova formula Fenix, monta a stucco, ed è la particolarità che ti dà questa crema qua, perché ti dà una protezione incredibile. Vi faccio vedere quanto diventa lucida. Ci siamo? Tu hai il 30, il Barber Pole. Eccezionale, eccezionale. Allora, ragazzuoli, rasoietto che abbasso un po' la telecamera. Ok, grazie Jared. Ci siamo? Gli do una passatina nella mano e vado. Assassino silenzioso, ragazzi, assassino silenzioso. Niente, non c'è storia, ragazzi, non c'è storia. Burro.
Incredibile, ragazzi. No, Daniele, se ti guardi la diretta, l'ho affilato inizio diretta sulla coramella del mastro e mi sto facendo la barba con voi. Spettacolo. Evviva la tavoloccia del mastro, Leo, hai detto bene. Cioè, ragazzi, se non funziona così, porco cane, in diretta. Il filo l'ho rotto, come avete visto, sul bicchiere e ora sta lavorando egregiamente. Mi faccio pure una seconda passata. Che mentre che ci sono mi sbarbo. Non c'era messo in conto, ragazzi, il bello della diretta. Ma che bel tempo! Io mi diverto a fare queste cose. Ecco perché sei entrato ora. Guardati il video dall'inizio. Cioè, questo qui video vi spiega tante belle cose, ragazzi. Tutti i vostri dubbi ve li leva in diretta. Crema K6, ragazzi, strepitosa. Stucco estrutto. Tra il rasoio del mastro che manco si sente. E tra questa crema che è strepitosa. Profumazione, ragazzi, sparata a mille. Si asciuga subito, ragazzi, vuole l'acqua buttata a secchi, proprio vuole l'acqua buttata a secchi questo sapore. Grifo, prossimo acquisto occhi chiusi, ma io te lo consiglio, se tu aspetti verso il 20 settembre, sempre in collaborazione col maestro, mi sono permesso di disegnare un rasoietto, il maestro gli ha dato il tocco del maestro e sarà disponibile a giorni. Un qualcosa in collaborazione che sta nascendo col maestro, perché una persona quando è grande, ragazzi, non è il classico che dice io sono il maestro, so tutto io, eccetera, eccetera. È grande perché ascolta anche l'ultimo arrivato, cioè io, che nel mio piccolo gli do, sai, a me questo mi è piaciuto di più, mi ha funzionato di più, di meno. E una persona che è così grande, eppure umile di ascoltare quello che gli sto a dire io, sai, mi sono trovato meglio con questo rasoietto perché lo trovo più comodo da utilizzare. Maledetta casa. Alessà, vai tranquillo, fatti la casuzza, che è la cosa più importante. No, ci saranno tempi a tutto. Vai tranquillo, io spettacolo ragazzi, spettacolo, spettacolo in diretta. Rasoio che taglia in una maniera incredibile. Ma come sempre, ragazzi, è inutile che ve lo sto a dire, perché lo sapete che taglia in una maniera incredibile. Io i rasoi del mastro, quelli che non suonano, li chiamo praticamente assassini silenziosi. Che sono assassini silenziosi. Spettacolo. Ho quasi finito, Cristian. Ora li posiamo tutti. Bravo, mio figlio, ragazzi. Sì, hai sistemato tutto? Sono sporca. Mia figlia è eccezionale, ragazzi. Che spettacolo! Rasoio che non ha ostacoli. Io ragazzi cerco sempre di metterci la faccia e di darvi le dritte su tutto quello che è funzionale. Spero nel mio piccolo, visto che di rasoi a mano libera vi state appassionando un po' tutti, di avere la possibilità pure di conoscere altri maker italiani e
e dargli la visibilità e la possibilità di farsi conoscere, giudicarli insieme in diretta e dire la nostra, perché questo gruppo è aperto a tutti, questo gruppo non ha padroni, quindi che benvengano. Spettacolo. Spettacolo. Dalla tempia alla gola una passata sola. Io, Leo, non so se tu ti guardi le dirette, ma ti posso assicurare che quando sono con rasoi del mastro o sono in difficoltà perché tagliano troppo, o se no vado quando sono tranquillo, tranquillo, dalla basetta alla guancia scendo tutta. E ora vi faccio vedere la faccia come ce l'ho, perché i chiacchiere stanno a zero. Ok, mi sciappo il faccino, ragazzi. Allora, crema K6, ragazzi, da riprovare un'altra volta nel migliore dei modi, strepitosa, è strutto. Io vi ringrazio, siete in tantissimi che vi state guardando la diretta tutta di un fiato, è lunghissima. Maglietta del mastro, giustamente. Due passate e solo a pelo. Mi raccomando, ragazzi, la barba solo a pelo. Il contropelo non esiste. Non serve. La cosa bella di sti rasoi qual è, ragazzi? Quello che fa la storia è che ha un taglio dolcissimo e una profondità. Mi hai fatto venire la scimmia della barba. Dopo la diretta vado a farla. E falla con uno dei rasoi che ti ho affilato io, che hai tanto apprezzato. Io sono veramente contento. Vi faccio vedere la faccia con una passata. Spero che si veda. Sono liscio? Non c'è trucco e non c'è inganno. Penso che ci siamo. Ora mi vado a mettere il mio amato Mirsol, che viene da oltreoceano, perché io lo trovo strepitoso, e mi vado a mettere l'acqua balsamica. Non mi metto il Metisol, ragazzi, l'allume di rocca liquido, perché con una barba del genere, cioè, che cosa devo chiudere, che cosa devo disinfettare? Nulla. Quindi me la godo col Mirsol, acqua balsamica, che mi va a disinfettare quello che non è successo, o a causticare quello che non è successo. Giuro che non brucio da nessuna parte, penso che si è visto. Ragazzi, la barba fatta così è magia, non è né smacchettata, qualsiasi rasoio a mano libera, a prescindere quelli del mastro, attenzione, ma una barba fatta così non ha nulla a che vedere con una lametta, non c'è niente. E la cosa che mi fa tantissimo piacere qual è? Che tante barberie di un certo livello stanno ritornando alle sedute relax, al panno caldo, al panno freddo, e stanno ritornando alla rasatura tradizionale, perché come vi dico sempre, qua sul Mano Libera c'è l'università della rasatura. Poche chiacchiere, la dolcezza di taglio che vi può dare un Mano Libera non ve la può dare nessun rasoio esistente sul pianeta. Poi, se siete bravi ad affilarvi i rasoi e vi cucite sulla vostra faccia la vostra affilatura preferita, come sono riuscito io, culo, bravura, passione, ci sono riuscito, barba tutti i giorni, non esiste una bollicina e né un pelo incarnato. E che cazzo.
Allora, mi vado a mettere come after, vado tutto dimesso, quasi quasi mi metto, o mi metto un famosissimo Don Carlos, ma sì, mi metto un Don Carlos, ragazzi, spettacolo. Questo praticamente è una ricetta che ha più di 100 anni, questo è stato il papà del Mirso, il quale si creò questa fragranza e se la mise per la prima volta lui. E la stessa ricetta ancora oggi è riproposta, ha una profumazione non fortissima, ragazzi, proprio è un after, quindi durerà quei 15 minuti, quei 20 minuti, ma ha un'eleganza, ha una fragranza, a me mi assomiglia, a me mi non si può dire, ma io lo dico, mi somiglia tantissimo la profumazione della brillantina Linetti, non so se ve la ricordate, ci siamo, che è quella lavanda un po' particolare, ma non è lavanda detersivo che io odio, è quella delicata. Come vi dico sempre, il Mirso stesso ha una vita breve. Mamma mia, spettacolo, ragazzi. Spero che questi prodotti siano alla portata di tutti in Italia sempre di più. Perché si devono avere, ragazzi. Mamma mia, ragazzi, che spettacolo. Se sapete quante cose ho fatto oggi e quante cose ho dovuto fare oggi, ragazzi, tu mi dici, tu hai fatto pure la diretta, l'affilatura, sei pazzo. Però quando c'è passione non c'è stanchezza, non c'è niente e si fa tutto col cuore. Spettacolo. Allora, ragazzuole, no, non lo posso, vi faccio capire cosa ho usato stasera. Allora, andiamo alla chiusura, ragazzi, perché io penso che ha qualche oretta che siamo in diretta con tutto che ho filato il rasoi. Innanzitutto vi ringrazio per la possibilità che mi avete dato di seguirmi, io vi ho dato le dritte il più possibile, vi ho fatto vedere l'affilatura del mastro, spero che siete rimasti contenti, che vi siete resi conto della situazione, di come funziona, penso che manualmente sia alla portata di tutti fare una cosa del genere. Se capite che non siete all'altezza di fare quei passaggi con la mano così per un vostro problema X, non la prendete, ma io penso che sia il tutto alla portata di tutti. Il rasoietto che abbiamo provato questa sera, grifo al quale abbiamo rotto il filo sul bicchiere, l'abbiamo affilato in diretta assieme e ci siamo sbarbati in diretta assieme il tempo delle scale e ci siamo fatti la barba con tutti i problemi della diretta che ci sono stati, ma è il bello della diretta. Barba fatta in maniera strepitosa, sono in BBS a pelo, in BBS per chi non lo sapesse è perfettamente a pelo o perlomeno senza un pelo in faccia. Crema da barba che abbiamo usato oggi grazie al mio amico Ciapo, perché momentaneamente questa qua si trova solo in America ed è la nuova Phoenix, la nuova linea Phoenix, che Phoenix è un produttore americano che ha fatto la nuova linea che è la 3.0, che è la nuova formula K6, ragazzi, che è strutto a tutti gli effetti, monta a pastone. Il bagno è perfettamente o perlomeno pienamente impestato di profumo, perché qua c'è la concentrazione del profumo a 400%, ed è la nuova formula K6, non so se si vede, strepitosa, ragazzi, strepitosa. Andremo a provare anche quella nera, ma sono una più buona dell'altra, il rasoio viaggia in faccia in una maniera incredibile. In più il rasoio che taglia in questo modo, ciao ragazzi, la barba così è magia, la barba così è magia. Io asciugo il rasoio, finito con voi me lo scoramello, me lo pulisco tutto e sono a posto. Io con questo, ragazzuoli, vi dico grazie, faccio vedere la tovaglietta del mastro che sullo store trovate e che dirvi, grazie a tutti della compagnia, spero di essere stato di vostro gradimento, di avervi dato le dritte, quelle che so io, di più ninzo ci fa quello lì, e niente, ci vediamo domani sera che ci facciamo un'altra barba, che abbiamo dei prodottini da provare sempre americani, di quelli un po' introvabili. Io vi abbraccio, se avete domande lo scrivete sotto il video, come sapete il video sarà caricato ora su YouTube, fate voi, vi abbraccio.